Ehi, hey, vi ricordate quando ho fatto quel video in cui parlavo dei classici Disney eliminati? Bene, ci sono anche i film della DreamWorks eliminati. Dopotutto, i film che vengono eliminati sono molti, molti di più rispetto a quelli che effettivamente riescono ad arrivare fino al grande schermo. E ne ho selezionati alcuni della DreamWorks che pensavo fossero interessanti da raccontarvi. Per esempio, Rocumentary del 1998. L'idea era quella di prendere i Beatles e trasformarli in pinguini, pinguini che facevano il giro del mondo avendo un enorme successo come cantanti. E purtroppo la cosa venne scartata perché l'idea non è che fosse un granché, ma forse non sapete che quei quattro pinguini vennero poi modificati e utilizzati per Madagascar. Sì, i pinguini di Madagascar arrivano da qui e nemmeno io lo sapevo. Poi nel 97. Sapete, no, come vi ho raccontato nel video su Shrek, la DreamWorks era gestita da Jeffrey Katzenberg e Steven Spielberg. E infatti Steven Spielberg propose un bel film d'animazione, Jurassic Park. E qual era la trama? Beh, la trama era praticamente la stessa di Jurassic World, ma fatta meglio, ovvero dove cercavano un'altra volta di riaprire il parco creando degli ibridi, uno in particolare che però prendeva il controllo e iniziava a distruggere tutto quanto. Poi, nel 1999, cancellarono la lepre e la tartaruga. Conoscete quella storia, no? Quella della lepre che fa una gara di corsa con la tartaruga? Bene, immaginate una storia così, così semplice, ma fatta dalla Aardman, ovvero quelli che hanno fatto Gallina in fuga? Shaun Vita da Pecora? La maledizione del coniglio Mannaro? Ecco loro. Sarebbe stato interessante. Oppure nel 2016 cancellarono B-Movie 2. B-Movie, non so quanto lo possiate sapere, è un film che è diventato più che un meme, è diventato un cult perché è stato rivalutato con il senno di poi per le sue assurdità, che non sono semplicemente una presa in giro verso la nostra società, ma rappresentano qualcosa di un po' più complicato, finendo per creare un enorme fandom per questo film, che solo 10 anni dopo essere uscito finalmente è stato davvero apprezzato da tutti e finalmente tutti quanti hanno capito che cosa voleva dire. E tu sei una di quelle persone che non l'ha proprio capito, che si chiede ancora perché c'è una storia d'amore fra un'ape e una persona umana. Beh, ma parliamo di brutte idee! I viaggi di Gallibel. O Gullible. Vabbè, i viaggi di Gullible del 2007. L'idea era un po' la Doctor Who. Questo tizio che viaggia nel tempo per riuscire a rincontrare la sua amata. Come fa a viaggiare nel tempo? Tramite un gabinetto. Beh, grazie DreamWorks per averlo cancellato. Poi nel 2007, indovinate quale film venne rifiutato dalla DreamWorks? Il libro della vita. Quel film doveva essere DreamWorks. Ed è stato cancellato. Poi abbiamo Alma. Allora, non so quanti di voi l'abbiano visto, vi lascerò il link in descrizione, ma c'è un cortometraggio molto famoso chiamato Alma. Ed è un cortometraggio decisamente ben fatto, un cortometraggio decisamente horror. Molto horror. Soprattutto per gli standard di un bambino che potrebbe vederlo. E racconta la storia, beh, di questa bambina che prova ad entrare in un negozio di bambole. E se l'avete visto, sapete quanto può essere interessante dirvi che volevano farne un film. E come regista di Alma doveva esserci Guillermo del Toro. Insomma, nel 2010 hanno cancellato Nemici Immaginari. Nemici Immaginari poteva essere una grandissima idea. Doveva essere un film che era per metà live action e per metà animato. Il primo caso di questo tipo della DreamWorks. E la trama era una figata. Praticamente, Nemici Immaginari parlava degli amici immaginari che noi abbiamo da piccoli, che una volta cresciuti si mettevano tutti quanti d'accordo per ribellarsi e ucciderci tutti. Sì. Live action e animazione per gli amici immaginari. Somiglia un po' alla trama di Happy, non so se l'avete visto su Netflix, molto carino, nonostante la gente non l'abbia particolarmente apprezzato, io penso che sia più che valido. Insomma, wow, complimentoni.
Però vabbè, a qualcuno deve toccare essere eliminato e no, non so nemmeno perché l'abbiano eliminato questo. Ma il colpo al cuore più grosso per tutti quanti è stato quando hanno cancellato Io e la mia ombra. È probabile che voi conosciate già questo film, ne abbiate sentito parlare, abbiate visto il trailer, ma poi non sia uscito il film. Allora, Io e la mia ombra è un progetto che è andato avanti dal 2010 al 2013 e che è arrivato tantissime volte a tanto così dall'essere pubblicato per poi essere cancellato del tutto. Era un film che mescolava la tecnica tradizionale alla CGI. Quindi i personaggi principali erano fatti al computer, ma le ombre erano fatte in tecnica tradizionale, un po' come succede in Oceani, ma fatto meglio e per tutto il film. E la storia parlava di quest'ombra che a un certo punto si stufava di dover essere l'ombra di un tipetto sfigato. E quindi tirava fuori un po' di personalità cercando di convincerlo a fare una rapina in banca, per dimostrare che lui vedeva qualcosa sulla Terra. Un bellissimo discorso sulle doppie personalità, un bellissimo discorso sulle personalità che noi cerchiamo di tenere nell'ombra perché non vogliamo mai tirarle fuori, un bellissimo discorso sui rapporti fra le persone, su che cosa dovrebbe rappresentare, sul bene e il male, sulla scelta, sulla crescita personale, e poi me lo cancellano. Tra l'altro, alcune scene sono tuttora disponibili su internet e sono incredibili. Non solo sono fatte benissimo, ma tutte quante le scene fatte con i personaggi animati in tecnica tradizionale sono incredibili. Il mondo delle ombre è qualcosa di pazzesco, cioè wow! Wow! Nel 2011 decisero di fare un film alla Bollywood, basato sulla Ramayana, ovvero Mumbai Musical. Se qualcuno di voi è appassionato di Bollywood, credo che apprezzerà questa cosa. Se invece non sapete cosa sia Bollywood, googlate. Poi nel 2012 è stato cancellato Boo. Boo è un film che doveva essere un po' la Ghostbuster, ovvero parlava di cacciatore di fantasmi e di tutta una serie di avventure di fantasmi e sul tema della morte, insomma, poteva essere molto carino. Il regista, però, lascia qualche dubbio, dal momento in cui il regista doveva essere lo stesso del film delle emoji, su cui ho fatto un video che uscirà fra un po'. Preparatevi a un altro video in stile Your Name, dove devo essere cattivo, diamine. Ma voi non avete ancora capito perché quel film sia così brutto. Emoji il film è più brutto di quello che sembra, anzi. Madagascar 4 doveva uscire nel 2012 e poi non l'hanno fatto perché mancava un'idea abbastanza forte. Le 5 leggende 2 nel 2012. Sì, lo so, state per piangere tutti quanti nei commenti perché volevate le 5 leggende 2 e vi sarebbe tanto piaciuto. Mi dispiace, ma quel film non ha guadagnato abbastanza per meritarsi un sequel, quindi l'hanno cancellato. Mi dispiace. Lo so che vi dividerete fra quelli che piangono per B-Movie 2 e quelli che piangono per le 5 leggende 2, però... Nel 2014, invece, è stato cancellato Zodiac. Non credevano nel progetto. E che cos'era Zodiac? Era Zootropolis! Era la stessa idea di Zootropolis! E l'hanno cancellata! Ci hanno rinunciato! Potevano far fallire la Disney con il suo più grande progetto, quello uscito un po' meglio degli ultimi tempi e... Dio mio, Zodiac doveva essere ambientato in Oriente ed essere appunto una civiltà con animali antropomorfi, furry in poche parole. Ma, questa era la storia di un gatto che voleva entrare a far parte dei segni zodiacali. Sapete, no, i segni zodiacali cinesi non sono gli stessi che ci sono in Occidente e... Il gatto non c'è, comunque. Questa gatta voleva entrare a farne parte, ma c'era una società segreta pronta ad essere contro di lei. Sì, diventava esattamente come Zootropolis. Si scopriva che in realtà c'era un forte senso di razzismo, di un gruppo elitario e, insomma, poteva essere un buon film. Purtroppo ho solamente questi, gli altri secondo me sono meno interessanti. Ce ne sono alcuni tipo i Larynx, di cui poi hanno fatto un corto, ma... Insomma, ditemi voi, qual è secondo voi il migliore fra questi che ho nominato? Perché io sono molto indeciso fra Jurassic Park, Alma, Io e la mia ombra e forse Zodiac.
E non credo che si fosse capito fino ad ora, vero? Beh, sta di fatto che sì, io penso che vi stiate chiedendo che cosa c'entra mio. Non c'entra assolutamente nulla, volevo avere qualcosa tra le mani. Sinceramente sono un po' deluso dal fatto di non avere molto da dire su questi film cancellati, se non qualche commento, tra l'altro nemmeno su tutti. Però, ecco, ci sono video che sono così, sono un po' meno degli altri. Mi spiace. Però voglio scoprire che discussioni possono saltare fuori all'interno dei commenti. Magari qualcuno di voi conosce qualche film cancellato dalla DreamWorks che poteva essere migliore.